Buonasera popolo, io sono Antonio Romano, io mi candido alle elezioni del 6 giugno cercando di portare Upilu in Sicilia. Mi dica, vedo una mano alzata, dica. Ma è lo stesso signor Romano, mi volesse spiegare che cos'è sto pelo? Upilu, come dire, Upilu qua non c'è, perché il pilo è a nord, perché Upilu è sviluppo. Quello che mancava, Upilu è cultura, sviluppo, tutto questo è qui. Io ho pensato di fondare la mia politica sul cemento armato e sul pelo soprattutto. Soprattutto sul pelo. Perché ogni bambino che nasce, un pilastro di cemento. Ogni bambino che nasce significa che c'è più pelo. Quindi ho pensato di costruire autostrade chine di pelo per portare in Sicilia per la prima volta 250 km di pelo, signori. Ripeto, 250 km. Dopo di ciò ho pensato che io porterò il lavoro. Attraverso il pelo porterò il lavoro. E chi mi vota, io darò il lavoro. Chi non mi vota, vaffanculo a Tia e all'opposizione pure. Poi quei cornuti dei comunisti hanno sempre vietato di fare qua i verdi, di fare il ponte sullo stretto di Messina che collega l'Italia, o meglio lo stivale, con la Sicilia. E che c'è da dire? Con il ponte noi avremo Upilu, con il ponte noi avremo lo sviluppo, perché costruiremo il ponte con pilastri di Upilu, con strade di Upilu, guardrail di Upilu, e costruiremo anche panchine. Panchine di Upilu per ammirare un mare chino di Upilu, Upilu e Upilu e Upilu. E quindi, signor Roma? Ma funzionerà? Funzionerà. Noi porteremo le navi, i container che viaggeranno per tutta Italia, con miso più Upilu per tutti, che arrivando in Sicilia. La Sicilia diventerà Upilu. Dica. Ha un messaggio verso il suo avversario Pintosauro? Sì, verso il mio messaggio Pintosauro. Questo è il mio avversario Pintosauro, ce l'ho un messaggio. Vaffanculo, tira all'opposizione pure. Quindi, signori, la mia politica è questa, la politica fondata sul Pilo. Cazzo, io vi prometto che un Pilo per tutti. Pilo! Viva Romano! Quindi votate Antonio Romano e io porterò che un Pilo per tutti. Che un Pilo per tutti.